Carissimi, bentornati nel canale di Switaly Adventure. Sono sempre Walter, pilota di droni per mestiere e per passione. Iniziamo con un video su Avata 2, promesso già nei video precedenti, e la recensione dei filtri Freewell. Ormai conosce molto bene il cavallo di battaglia del canale e quindi parto subito dicendovi per correttezza ed assoluta trasparenza che questi sono i filtri della Freewell, ve li faccio vedere magari anche da qualche altra immagine più da vicino in studio. Li ho pagati? No, la risposta è no, mi sono stati mandati dall'azienda che mi ha contattato, inviati in maniera gratuita, chiedendomi di fare una recensione il più possibile secondo i miei gusti e assolutamente imparziale. Ebbene, tanto di cappello a Freewell, perché questa in realtà dovrebbe essere la normalità, intendiamoci. Però vi assicuro, ragazzi, che da tanti anni ormai che sono su YouTube ho avuto a che fare con aziende che ammettevano di avere dei prodotti di merda, e ragazzi, scusate il francesismo, eppure chiedevano recensioni il più belle possibili. Bene, questo sicuramente non è il mio modo di fare, chi mi conosce lo sa, e non è neanche il modo di fare a quanto pare di questa azienda, ed è per questo che sono contento di avermi mandato sì i filtri in prova gratuita, però di avermi dato veramente carta bianca su come fare la recensione e soprattutto nel raccontarvi cosa ne penso. E infatti, ragazzi, da oggi voglio darmi un nuovo motto al canale, fra l'altro un po' ispirato ad un grande campione italiano, in realtà mondiale, vediamo se qualcuno di voi capisce chi è, semmai me lo scrivete nei commenti. Il motto è questo: fatti, non marchette. Penso che la maggior parte di voi abbia capito, comunque andiamo avanti. Partiamo con la recensione. Per dare subito peso alle parole appena spese, ancor prima di iniziare la vera e propria recensione, in molti mi avete chiesto quali sono secondo me i filtri migliori. Quali sono i filtri migliori in assoluto? Non sono i Freewell. Venitemi a dire che faccio le marchette. A mio personalissimo avviso sono i filtri della Polar Pro, che vi ho portato sul canale già diversi anni fa, che per qualità al momento consumer e anche professionale li trovo imbattibili, c'è davvero qualcosa in più, però il problema dei Polar è che, ragazzi, costano uno scatafascio. E quindi io metterei, per rispondere alla vostra domanda, i Polar come qualità assoluta, però subito a seguire la Freewell, ragazzi, è così, credetemi, per il podio dove vince, credetemi, a mani basse, per il più alto rapporto qualità-prezzo. Detto questo, vi spiego cosa sono questi filtri, a cosa servono e come li usiamo in questo video, che sarà davvero adatto a tutti senza scendere troppo in tecnicismi troppo macchinosi e probabilmente anche mal comprensibili alla maggior parte che usa i droni per un uso, ecco, diciamo, hobbistico. Bene, tanto per cominciare, i filtri si dividono in molte diverse categorie, le principali sono gli ND e poi ci sono gli ND polarizzati. Questa parola polarizzati, come i miei occhiali da sole in questo momento, sono un trattamento della lente stessa che riduce o quasi elimina in alcuni casi l'effetto riflesso, specialmente su specchi d'acqua o anche in giornate molto particolarmente luminose, soprattutto dove c'è una tendenza ad avere il colore del bianco. Ovviamente, se avete un drone solo per uso hobbistico, è chiaro che non siete obbligati a prendere filtri di questo genere. Magari avete preso il drone per divertirvi e mettete anche poca roba sui social, quindi
sicuramente potete tranquillamente accontentarvi della camera e senza usare lenti particolari e le impostazioni in automatico. Però c'è anche da dire che se avete acquistato Avata 2 e speso già un bel po' di sghei, di quattrini, con i filtri poca spesa, tanta resa. Ecco, quello c'è da dire, miglioriamo le immagini veramente di tanto. Cosa fare? Molto importante, sempre tenere a mente la regola dei 4/3. Ricordate, è una regola che magari alcuni di voi che non sono nell'ambito, che è la prima volta che vedono un video del genere, ve la spiego. Sembra chissà che, in realtà è molto semplice. Ad esempio, se volete utilizzare 4K 60 fps, l'otturatore lo dovrete mettere ad un 120esimo e quindi il doppio degli fps. In fin dei conti, ragazzi, i filtri ND polarizzati e non sono effettivamente come gli occhiali da sole, solo che per i nostri droni. Stavo quasi dimenticando, ragazzi, come ultimo punto da associare ai filtri della Freewell e al, chiaramente, alle impostazioni, quindi il D-Log, è quello di utilizzare delle LUT. LUT che trovate o in maniera gratuita un po' in giro sulla rete, anche sul sito droneitalia.online, di cui sono cofondatore anch'io, oppure se vi interessa ho creato una LUT specifica, che è quella che poi avete visto su questo video nelle varie transizioni, che è specifica per il D-Log di Avata 2. Se vi interessa, è in vendita, la trovate sul sito internet sweetlyadventure.com, che è in costruzione in realtà, ma se non potete aspettare mi mandate una mail che vi lascio qua sotto in descrizione al video e ve la invio in maniera digitale ad un costo di 10 euro più un paio di LUT in omaggio. Da tenere a mente che i polarizzati hanno una tendenza a modificare un pochettino i colori. A me piace in realtà, però tenetelo presente e fate le prove. Altro passo fondamentale invece è di impostazione proprio del drone stesso. Ricordate che stiamo parlando dei filtri di Avata 2 e, ragazzi, dovete sempre registrare nel formato di log a 10 bit, quindi il formato più elevato per Avata 2, e scegliete anche il formato 4/3, perché in quel modo sfrutterete le dimensioni reali del sensore di Avata 2, che ricordo essere più grandi di quelle del sensore di Avata di prima generazione. Ovviamente poi in post produzione, quando andate a fare l'editing dei vostri video, potete, se preferite, come immagino che sia, riportare il tutto sui 16 noni, però almeno avrete sfruttato tutte le dimensioni del sensore. Per le altre impostazioni, poiché questo è un video per davvero i neofiti, eventualmente se avete domande più specifiche e più tecniche me le lasciate qua sotto nei commenti, cercherò di rispondervi al prima possibile. Concludo dicendo che io vi consiglio di lasciare le altre impostazioni in automatico, perché comunque il drone si adegua, la camera si adeguerà, però è chiaro che bloccare l'esposizione, se sapete di cosa parlo, sarebbe l'ideale nei filmati. Quindi se lo sapete fare, fatelo, perché viene meglio. Se invece volete volare e fare dei video migliori, siete dei neofiti, potete lasciare anche in automatico. Ovviamente il professionista avrà un video migliore del vostro, così è. E poi, ragazzi, la fotografia, così come la videografia, è vero che è fatta di molte regole e anche piuttosto rigide, ma queste, ragazzi, possono essere così variabili, vi assicuro, credetemi, da far venire il mal di testa all'ibuprofene. Quindi dovete, ragazzi, dovete provare e riprovare. È come se vi avessi detto che c'è una regola laddove non c'è. È un paradosso, ma questa è la fotografia e la videografia. Ci vuole la conoscenza, ci vuole un tocco d'arte, ci sono delle regole fisse da seguire, ma queste a volte, se vengono infrante bene, potresti ottenere veramente roba pazzesca. E appunto, le conoscenze di base sono sempre indispensabili, però, ragazzi, vi dico che anche il culo a volte fa la differenza. A volte potreste trovarvi in condizioni di luce particolari per agenti atmosferici, per quello che volete, e quindi c'è bisogno di conoscenza, di arte e anche di culo.
E quindi dovete provare, riprovare, se non va bene dovete provare, ribestemmiare per i più sensibili, e quando avrete provato almeno un'altra 10 volte, alla fine vedrete che anche i più sensibili bestemmieranno. Ragazzi, cosa fare? Da reverendo, scusate, da Walter Sweetly Adventure dalla Svezia, vi mando un caro abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che tutte le immagini siano state di vostro gradimento. Ovviamente, se pensiate che me lo meriti, lasciatemi pollice in su e scrivetemi un commento. Ovviamente, se vi serve qualcosa, spero di rispondervi, di riuscire a farlo con tutti quanti voi. E dalla Svezia, finalmente è caldino, un caro abbraccio, al prossimo video. Ciao!